Scelte facili, vita difficile. Scelte difficili, vita facile. Tu da che parte stai? Magari scrivilo nei commenti, sono molto curioso. Ciao, ti do il benvenuto a questa anteprima della nostra video analisi settimanale, anteprima che come sapete diciamo, è pubblica, quindi viene poi ripubblicata in tutti i canali di accademiadeltrading.com e ti dà la possibilità di conoscere questa realtà che oggi ti dà un servizio a 360 gradi, quindi veramente qualcosa di incredibile, qualcosa di inimmaginabile qualche anno fa, ma che oggi è diventata realtà. Ovviamente in questa video analisi settimanale concentriamo la nostra attenzione principalmente su quello che è la parte di trading, quindi la parte speculativa, la parte che ci permette di poter tradare sia al rialzo che al ribasso su quelle che sono le possibili opportunità che durante la settimana il mercato ci offre. Per quanto riguarda questa settimana, pochissime sono state le opportunità, difatti nulla è cambiato rispetto alla settimana scorsa, infatti le operazioni presenti nel mio conto reale con i soldi reali sono rimaste immutate. Ovviamente parliamo di due operazioni che comunque sono state programmate per rimanere al mercato in lunga durata, perché comunque lo swap in entrambi gli strumenti è positivo, ciò significa che per ogni notte viene pagato un piccolo interesse positivo per l'apertura dell'operazione, quindi per la notte che trascorre, e quindi sostanzialmente nulla è cambiato. Questo non significa che nulla cambierà, anzi, già da domani mercoledì alle ore 20, è previsto l'evento clou. L'evento clou riguarda la riunione della Banca Centrale Americana da parte della Federal Reserve. Cosa prevede questa riunione? Addirittura un ulteriore aumento dei tassi di interesse di 75 punti base, ovvero di 0,75%. Come ho detto già nei video precedenti, l'aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, avvenuto la settimana scorsa anche da parte della BCE, quindi la nostra banca centrale, è uno degli strumenti che le banche centrali hanno a disposizione per combattere quello che è il problema attuale, problema che viviamo sia sui mercati finanziari sia nella vita reale, cioè quello dell'inflazione. L'inflazione è l'aumento, diciamo, generalizzato dei prezzi che in questo caso è sfuggito un po' di mano. E quindi si sta cercando di intervenire per riportare la crescita delle aree economiche ad una crescita normalizzata e non fuori controllo come lo è attualmente. Ovviamente faremo la nostra video analisi settimanale cercando di capire quelli che sono gli spunti operativi più interessanti sul quale concentrare la nostra attenzione ed eventualmente entrare a mercato. Io ti invito, se stai guardando questo video e non fai ancora parte di accademiadeltrading.com, di iniziare subito. Ci sono 2 settimane di prova totalmente gratuita per poter testare tutti i servizi che vengono messi a disposizione, quindi dal trading sul mercato valutario, sulle materie prime, fino alla costruzione di portafogli di risparmio, piuttosto che costruzione di wallet su criptovalute, quindi valute digitali, e tanto, tanto, tanto altro ancora. 2 settimane di prova, provi i servizi, se ti piacciono rimani, se non ti piacciono sei libero di andare a cercare altrove. Ovviamente la mia sfida nei tuoi confronti è quella di capire se trovi un altro posto dove ti vengono offerti tutti questi servizi. Quindi ti lancio questa sfida, eventualmente scrivilo nei commenti di questo video. A questo punto finisce qui l'anteprima, proseguiremo ovviamente nel canale privato dove andremo a guardare la nostra pagina Analisi in Tempo Reale, la pagina che ci dà tutte le informazioni in una sola pagina, il che è veramente fondamentale per prendere scelte consapevoli. Allora ti ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima. Iniziamo con la nostra video analisi settimanale. Ciao! Nei nostri occhi questa immagine e cerchiamo CGBP AUD. Ok, eccolo qua. Quindi, visto che questa cosa è simpatica, poi mi date un feedback,
Quindi mi vado a definire punto 1 e punto 2 la trend line e inizio a guardarmi il breakout a velocità aumentata. Guardate che simpatico. Quindi qua abbiamo raggiungimento di aree di liquidità, se la vogliamo chiamare così, quindi la parte dove probabilmente sono tutti gli stop loss delle operazioni in sell. Infatti vedete qua il massimo va un pizzico sopra giusto per prendere tutti gli stop loss. Vediamo cosa succede oltre. Boom, breakout. Hai visto che è stato bello? Guardate sulla parte destra, 1, quindi rompe, candela giornaliera di indecisione e poi boom. Candela, boom, 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 boom. E da questo momento in poi, ovviamente, la lateralizzazione di cui parlavamo prima. Questa lateralizzazione potrebbe ancora continuare, quindi non escludo la possibilità.